Manca soltanto l'ufficialità, ma il Taranto ha già individuato il successore di Gianmarco Vannucchi. Si tratta di Tommaso Nobile, classe 96, reduce dall'esperienza di Foggia, club con cui in scadenza, ma in Puglia anche nelle fila della Virtus Francavilla. Accordo di massima raggiunto da ufficializzare una volta che la sessione estiva di calciomercato prenderà il via. Andrea Loliva invece potrebbe rimanere in rossoblù nelle vesti di secondo. In attesa del bomber, operazione che richiederà però tempo e anche parecchio savoir-faire da parte di Capuano, quest'ultimo punta a blindare l'intera retroguardia. Miceli sarà riconfermato, probabilmente ancora in prestito dalla Turris, come altri profili d'esperienza piacciono Celiento, rientrato al Bari dopo l'esperienza di Caserta, e Blondet, legato per un'altra stagione al Sorrento. Sul fronte esterno mancino tutto dipenderà dalla cessione o meno di Ferrara. Senza plusvalenza all'orizzonte, l'ex capitano rimarrà in riva allo Ionio. Arezzo e Trapani comunque forti su di lui. In caso di addio, sulla lista c'è Tito in uscita da Avellino, ma la Torres a oggi sembra essere in vantaggio. Tra qualche giorno torneranno a pieno regime, inoltre, Crecco e De Santis, ma si tratta di profili che non rientrano più nei piani e che verranno collocati altrove. In ogni caso, non prenderanno parte al ritiro di Viggiano, in programma dal 18 luglio al 2 agosto.